Allora, bentrovati al consueto appuntamento a Chi cerca trova. Stasera abbiamo il dottor Nicola Di Mauro che ci presenta il suo libro L'invenzione dei monti di pietà per combattere usura e povertà. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti voi. Io ringrazio l'associazione Chi cerca trova per questo incontro che mi è consentito appunto presentare il libro edito da Il Fatà, I Monti di Pietà nel XV secolo. E appunto l'argomento è le origini dei Monti di Pietà, un argomento che comunque può essere attuale, perché sappiamo che la situazione, la crisi economica, il disagio che comporta a tutti quanti noi, lo viviamo nella nostra pelle. E i francescani nel XV secolo, nel 1400, ebbero questa idea di fondare un istituto di credito di beneficenza per venire incontro ai bisogni economici della gente comune. Che cosa sono i Monti di Pietà? Come, quando, dove, grazie e attraverso chi sono nati? A questi interrogativi risponde il mio volumetto, edito da Il Fatà. Si tratta, i Monti di Pietà, di istituti di credito con un originario scopo solidaristico, la cui fondazione si deve per iniziativa dei frati minori osservanti francescani, i quali nella seconda metà del 1400, nel centro e nel nord d'Italia, diffusero e resero possibile in varie città questo progetto etico-economico che consisteva nel recare un temporaneo sostegno finanziario a chi si fosse trovato sul momento in difficoltà economica. Attraverso questo progetto etico-economico si consentiva ai cittadini meno abbienti di usufruire di un piccolo prestito in denaro a condizioni più favorevoli rispetto a quelle praticate dai banchieri, dai cambiatori e prestatori e usurai. I Monti di Pietà non erano altro che istituzioni che operavano nel settore del credito, coniugando esigenze economiche con motivazioni etiche. Si intendeva venire incontro ai bisogni finanziari dei ceti medi o bassi per evitare che diventassero preda e vittime degli usurai. Il Monte di Pietà si configurava come una banca solidaristica che offriva crediti a tassi di interesse minimi. Il Monte di Pietà disponeva per questo di un capitale iniziale formato grazie a donazioni private, a lasciti, eredità, questue, elemosine offerte in denaro che altri cittadini più ricchi mettevano insieme, sollecitati dalla predicazione dei frati francescani. Il tasso di interesse stabilito si aggirava intorno al 5, massimo 10%, mentre quello fissato dai prestatori privati poteva rasentare il 40%. Questi ultimi erano o ebrei o italiani di religione cristiana, chiamati lombardi. Gli ebrei potevano operare in città come cambiatori o prestatori in virtù di patti stipulati con le autorità cittadine, patti definiti con dote, che regolavano il credito. L'attività finanziaria, alla quale erano adibiti sia gli ebrei sia i lombardi, risaliva al XIII secolo, al 1200, all'età dei comuni. Queste proposte finanziarie che ebrei e lombardi offrivano ai cittadini in temporanea difficoltà economica erano rovinose per questi ultimi. Ecco allora che i francescani entrarono in gioco proponendo ai cittadini la fondazione dei Monti di Pietà, il cui tasso di interesse, abbiamo detto, era molto più basso e poteva rappresentare una sicura ancora di salvezza per il cittadino di turno che versava in problemi finanziari non indifferenti. Il primo Monte di Pietà di cui si ha notizia sorge a Perugia nel 1462, preceduto da tentativi pionieristici di fondazione di monti ad Ancona nel 1454 e ad Ascoli Piceno nel 1458. I francescani adottavano questa strategia, radunavano gente intorno a sé e ne dicevano di cotte e di crude contro gli usurai e contro gli ebrei.
Poi esortavano i più ricchi e generosi fra i cittadini ad accumulare una colletta in denaro per formare un iniziale ammontare liquido per la fondazione di un istituto di credito solidaristico. Insomma, si davano da fare per intraprendere una raccolta di fondi che serviva per creare l'istituzione creditizia che avevano in mente. Non solo si prodigavano anche per suggerire come redigere gli statuti del Monte di Pietà, in modo che avesse vita duratura e fosse regolato con criteri finanziari intelligenti. Negli statuti si stabiliva infatti chi operava e come all'interno dell'istituzione. Si prediligeva personale che avesse competenze e autorevolezza in campo finanziario e fosse riprovate virtù morali. Il cliente stesso doveva corrispondere a una data figura di bisognoso. Occorreva che fosse un cittadino, doveva promettere di fare buon uso del denaro avuto in prestito e presentava solitamente un pegno che valesse almeno un terzo di più della cifra avuta in prestito. I monti erano banchi non di privati, ma veri e propri enti pubblici, in quanto voluti e sostenuti dalle autorità cittadine. A caratterizzarne l'identità etico-sociale era l'interesse del 5%, che costituì motivo di conflitto fra francescani a favore dell'interesse e altri ordini religiosi contrari all'interesse richiesto, perché anche se modico, piccolo, era reputato alla stregua del peccato di usura. Il dibattito fu messo a tacere con la bolla papale Inter Multiplices del 4 maggio 1515, la bolla scritta da Papa Leone X, che confermò la liceità dell'interesse richiesto presso i Monti di Pietà. Tra il 1462 e il 1562 dell'arco di un secolo operarono in Italia più di 200 monti, con l'andare del tempo assunsero però un carattere marcatamente bancario. Come oggi, all'inizio del terzo millennio in Europa, anche nei secoli ultimi del Medioevo si assisteva a una crisi economica e sociale non indifferente. Dal 4 all'8% della popolazione urbana si configurava la percentuale degli indigenti che dipendevano in tutto e per tutto dall'elemosina e dall'assistenza. Il 20% viveva in un precario equilibrio congiunturale, sospinto il più delle volte verso la fascia dei più poveri, costretti a chiedere l'elemosina e a ricevere il soccorso sociale, ma più del 50% della popolazione cittadina costituiva il gruppo dei pauperes pinguiores, o poveri rispettabili, o poveri necessitosi, provvisti di qualche mezzo, ma lambiti dall'insicurezza. La Chiesa, allora, aveva provveduto a creare strutture ospedaliere, mense, luoghi di accoglienza, e i francescani si inventarono i Monti di Pietà. Ai Monti di Pietà non si rivolgevano però i poveri nel vero senso della parola, ma gente che apparteneva ai ceti medio-bassi, che aveva un mestiere, faceva il fornaio, per esempio, il calzolaio, il fabbro, lo studente, il bottegaio, il sarto, e così via. Proviamo ora a fare un viaggio nel tempo. Con la macchina del tempo ci trasferiamo a Firenze, un giorno di marzo del 1487, il 12 marzo del 1487, l'episodio che andremo a vivere come spettatori è narrato da alcuni novellisti fiorentini, il Pulinari, Tribaldo De Rossi e Luca Landucci. Un notissimo predicatore francescano, Bernardino da Feltre, una star dell'epoca del suo campo, sta predicando ed esortando la gente ad andare al Monte di Pietà. Per sottolineare l'invito, nella chiesa di Santa Maria in Fiore, si rivolge a numerosi giovani, ragazzi, bambini, per organizzare una specie di esercito ai suoi ordini, con il compito di snidare gli ebrei usurai e cacciarli via. Ma il suo ordine consisteva nel recitare una serie di Paternoster e di Ave Maria, mentre i bambini, i ragazzini, i
giovanotti presero alla lettera l'esortazione del predicatore e si armarono di pietre e bastoni e al grido «A loro, a loro!» se la presero con un ebreo che rispondeva al nome di Manuellino, il quale se la vide brutta, ma per fortuna intervennero le guardie a calmare gli animi infiammati dei ragazzi aizzatisi contro l'usuraio. Bernardino da Feltre fu invitato dalla famiglia Medici, che allora teneva il potere a Firenze, ad allontanarsi dalla città. Ma intanto notiamo che in quei giorni uno studente di nome Camillo e un ciabattino di nome Ippolito si trovavano in difficoltà economica. Lo studente, Camillo, aveva bisogno di denaro e anche Ippolito, il calzolaio, perché l'uno doveva pagarsi i libri di cui necessitava per studiare e l'altro, con gli affari che non andavano tanto bene, si era messo in testa di procurarsi nuovi attrezzi del mestiere. Che cosa fare? Andare da Manuellino, l'usuraio? No, non più. Almeno i suoi interessi erano eccessivi per le loro tasche. Manuellino esigeva oltre il 30% di interesse. Entrambi decisero di avviarsi allora verso il Monte di Pietà, tanto osannato da Bernardino da Feltre. A dare notizia del monte c'era un trombeta, il quale, con l'ausilio di uno strumento a fiato, gridava a tutti che era aperto al pubblico il Monte di Pietà. La sua insegna del monte, era visibile, caratterizzata da un monte imperniato di monete con un'asta su cui pendeva un labaro con il volto di Cristo. E c'era anche la scritta «Ave Ilius Cura», dalla parabola del buon samaritano «Prenditi cura di lui». Lo studente e il calzolaio entrano nel locale. Li riceve un famulo che li fa accomodare. E un ministro del monte chiede loro di che cosa hanno bisogno. Lo studente mostra che ha con sé un set di penne e inchiostro, quelle penne d'oca, eccetera, e vorrebbe impegnarlo per avere un po' di fiorini per comprarsi un paio di libri di diritto e teologia. Il calzolaio, invece, dà impegno un anello della moglie, Matilde, per avere un prestito in denaro e comprarsi gli strumenti nuovi per fare meglio il suo lavoro. L'addetto al deposito ritira i pegni e li affida a custode. Poi un notaio prende nota dei nomi e del denaro prestato. Un altro ufficiale del monte si assicura della moralità dei due clienti e gli avverte che se usano il denaro per mercanteggiare o andare a giocarselo ai dadi o alle carte o per andare a fare bagordi in osteria o andare a prostitute, non se ne parla proprio. Ma si avvicina un altro ufficiale, un banchiere, che conosce sia lo studente sia il ciabattino e garantisce per loro. Se entro un anno non vengono a riprendersi il set di penne e l'anello, il gioiello, la roba consegnata in pegno verrà data all'asta e servirà come dote per le ragazze povere da sposare, eccetera. I due escono soddisfatti e rassicurati. Il Monte di Pietà li ha confortati nei loro bisogni finanziari con dignità, sollecitudine e professionalità. Al monte è stato chiesto loro un interesse piccolo, del 5%. Andava più che bene, altro che quello strozzino di Manuellino. Vi ho fatto, in questo episodio in cui siamo entrati a osservare i vari personaggi, un quadro di come era strutturato allora il Monte di Pietà. Comunque, sulla loro origine e sulle modalità intrinseche della loro primitiva fondazione esiste una bibliografia immensa, una nutrita manualistica. Il volumetto che io ho avuto modo di scrivere si propone di esplorare l'argomento in chiave divulgativa, trattandolo in modo esplicitamente semplice. Basandosi sugli studi più recenti, ho voluto fornirvi un'attenta documentazione sulle componenti, gli ingredienti e i meccanismi di natura etica e pratica che nel corso della seconda metà del XV secolo, ossia nel 1400, e all'interno delle mura cittadine situate al nord e al centro della nostra penisola,
hanno comportato l'affacciarsi e l'introdursi di un fenomeno socio-economico di cui gli artefici e promotori sono stati non tecnici della finanza o uomini d'affari o banchieri o studiosi di diritto ed economia, ma gli appartenenti a un ordine religioso, i frati francescani osservanti. L'ordine dei frati minori riesce, a partire dagli inizi del 400, in un'area geografica che comprende tutto il centro-nord dell'Italia, a coniugare ideali e presupposti di autentica carità cristiana ed evangelica, con ingegnosi criteri economici e creditizi, che costituivano per quei tempi una vera e propria novità sul fronte dei meccanismi finanziari adattati al fine di corrispondere ai bisogni di sussistenza e sopravvivenza quotidiane di determinate categorie sociali. Il lavoro svolto in queste pagine non è solo un excursus storico, volto a inquadrare l'identità e la struttura originarie dei Monti di Pietà sul piano etico, religioso, sociale ed economico. Si tratta anche di una riflessione sui significati più profondi della sua ragion d'essere, collocati sostanzialmente in quel periodo di tempo che si delimita tra il XV e gli inizi del XVI secolo, ma che a ben vedere può risultare utile all'uomo di oggi rivisitare e riscoprire. Lo studio si avvale del contributo di due eminenti medievisti, Renato Bordone, purtroppo scomparso alcuni anni fa, che introduce l'opera, era docente di istituzioni medievali ed esegesi delle fonti medievali presso l'Università di Torino, e di Maria Giuseppina Mussarelli, docente di storia medievale presso l'Università di Bologna, la quale aveva consentito volentieri un'intervista sull'argomento. Il lavoro in sé, che esplora un mondo urbano italiano risalente all'ultima età medievale, riguarda un caratteristico fenomeno finanziario in atto, che cerca di fronteggiare le situazioni di crisi economica dei cittadini meno abbienti, i quali altrimenti si sarebbero rivolti agli usurai. Quindi il libro tratta di come sono sorti e si sono poi sviluppati i Monti di Pietà in Italia. Vale la pena in questo caso ripercorrere i passi che nel passato sono stati compiuti, sviscerandone pertanto motivazioni ed effetti sul piano della pace civica, della concordia sociale e degli equilibri economici, per delineare una strategia di movimento di denaro molto particolare, tale che sfocerà nell'istituzione successiva di ubicazioni di deposito ed emissione di denaro liquido, avallanti un processo etico e nel contempo economico, via via sempre più finemente organizzato e perfezionato di accumulo e prestito di contanti e capitali. Nell'individuare i soggetti sociali ed economici dell'epoca, illustrare le problematiche morali e religiose connesse di quel dato periodo, tentare di analizzare le ripercussioni civili e politiche che la creazione dei Monti di Pietà ha implicato nei vari contesti urbani, l'indagine qui realizzata si rivela interessante e merita una certa attenzione, perché la sua lettura consentirà di riflettere una volta di più sui contenuti etici, i risvolti anche psicologici e i riverberi sociali di una dimensione spirituale e disinteressata del possesso del denaro e dei beni materiali, nonché della transazione del denaro, del movimento di piccole somme di capitali, prima ancora che di beni prettamente materiali, che seguirà un processo di trasformazione ed evoluzione, identificandosi così in una singolare creatura finanziaria che è stata concepita con la nascita e la fondazione dei Monti di Pietà. Il Monte di Pietà è un punto di partenza di un preliminare e complesso sistema creditizio da cui anche le moderne istituzioni finanziarie di oggi, vedi il Banco San Paolo, vedi il Monte dei Paschi di Siena, avrebbero in un certo qual modo preso spunto per affinare schemi e procedure di introito e circolazione di moneta, nell'interesse del benessere dei singoli cittadini, nonché dei singoli clienti delle banche stesse. Il fatto di concedere e far ottenere piccoli prestiti ad alcuni clienti bisognosi, con la previa consegna di un modico interesse, è la caratteristica essenziale del Monte di Pietà, che entra in concorrenza con l'attività dei banchi degli usurai, i cui interessi richiesti sono molto meno favorevoli e tendenti più delle volte a far fallire il cliente in temporanea difficoltà economica.
Il Monte di Pietà si configurava come un ente creditizio con finalità solidaristiche, una sorta di banca etica ante litteram, e si rivolgeva non certo a persone estremamente povere, o nulla tenenti, o nulla facenti, ma a cittadini di categorie sociali medio-basse, che svolgevano un lavoro utile alla comunità cittadina. Il capitale iniziale del monte proveniva da offerte e donazioni, abbiamo già detto, offerte spontanee, lasciti generosi di privati cittadini, di persone facoltose, o anche da profferte di denaro minime donate da singoli comuni cittadini, persuasi a fare questo gesto di carità o di laica generosità dagli stessi frati francescani, che preparavano il terreno sul quale si sarebbe fondato il monte, sia sul piano della predicazione, con intenti etici e richiamanti il Vangelo assai evidenti ed espliciti, sia sul piano della sua organizzazione pratica, amministrativa e finanziaria. Il contrasto agli usurai era un altro dei motivi per i quali il monte veniva istituito in città. L'usura era una piaga sociale che vedeva puntare il dito contro ebrei e lombardi. Gli uni e gli altri svolgevano l'attività federatizia, sia che fossero appartenenti alla religione di Mosè, sia che fossero appartenenti alla Chiesa Cattolica, cioè battezzati di fede cristiana. Perché gli ebrei potessero praticare l'usura necessitavano di un'autorizzazione pubblica che veniva confermata con la concessione fatta a loro dal comune, il quale trasmetteva agli ebrei le cosiddette condotte, carte o documenti pubblici che certificavano il permesso di allestire lungo le strade di una città banchi di prestatori di denaro. Comunque, il primo monte di cui si ha notizia, attraverso documenti comunali, è quello di Perugia, fondato nel 1462. Prima di esso, alcuni tentativi furono fatti ad Ancona e ad Ascoli Piceno, ma fallirono miseramente. Perché? Perché furono aperti senza richiedere un tasso di interesse. Infatti non sopravvissero a lungo. Solo a Perugia si sperimentò con esito felice l'operazione creditizia, perché veniva esigito un piccolo interesse, il quale garantiva la continuità dell'attività finanziaria svolta attraverso il monte. Il fatto però che si richiedesse un interesse non piaceva ad alcuni religiosi, per via di ragioni teologiche e morali, e nacque una disputa, anche molto accesa, tra i fautori dell'interesse: i francescani osservanti e quelli che lo consideravano un peccato di usura tout court, agostiniani e domenicani. La disputa, abbiamo già detto, si concluse con la decisione presa dal decimo concilio lateranense del 1515 di considerare definitivamente il tasso di interesse del monte lecito e opportuno, pur ritenendo che si dovesse operare a livello creditizio senza esigere alcunché in termini di interesse. Il fatto che agostiniani e domenicani si opponessero, ma anche all'interno del movimento francescano c'erano dei francescani che si opponevano all'interesse, era perché nel Vangelo è riportata una frase, e adesso vi dico esattamente qual è: mutuum date nihil indesperantes, date in prestito senza sperare nulla in cambio. Qui questa frase del Vangelo praticamente dice che l'usura è peccato. Cioè, chiedere l'interesse non va bene. Addirittura domenicani e agostiniani scrivevano dei libelli contro i francescani. Uno è divertente, si intitola De Monte Impietatis, scritto da un domenicano. Ma nonostante questa lotta canita all'interno degli stessi ordini religiosi, i francescani ebbero la meglio, anche perché il Papa Leone X riuscì a, insomma, a fare dalla loro parte. Quindi i francescani cantarono vittoria e l'istituzione solidaristico-creditizia del monte si espanse un po' ovunque, dalle Alpi all'Abruzzo. Se ne contarono di monti più di 200, fondati e operativi nell'arco di un secolo. Anche più a sud della penisola sorsero monti a Napoli, a Roma, a Barletta, a Lecce, e a occuparsene furono sì i francescani, ma nel secolo successivo, nel 1500 e anche nel 600, i cappuccini. Al di là dei confini nazionali,
i monti sorsero anche in Belgio e in Olanda, però si trattò di casi sporadici. Anzi, quei monti si tramutarono ben presto e ben prima che in Italia in autentiche bacche. Il monte conosceva un articolato processo di nascita che si avvaleva prima di tutto della predicazione di un frate, e tra i più noti si cita per esempio Fra Bernardino da Feltre e un altro omonimo, Fra Bernardino da Siena, ma ce ne sono anche tanti altri. Le loro prediche erano talmente imperiose da far soprannominare uno di loro Martello degli Usurai. Il frate predicatore dal pulpito di una chiesa o della cattedrale della città si metteva a proclamare con enfasi i benefici del monte e utilizzava a tale scopo non soltanto versetti biblici, ma anche i cosiddetti consiglia, ovvero sia le più importanti e autorevoli opinioni scritte di giuristi e intellettuali e saggi della finanza d'allora, tese a persuadere sulla bontà dell'esistenza di un monte in città, sia anche di trattati di teologi dell'epoca. Dopodiché, dopo la predica, il frate organizzava un apparato scenico in funzione di favorire ulteriore convincimento e adesione all'idea, consistente in ricerca di fondi, i cosiddetti falò della vanità, fuochi in cui si bruciavano beni e prodotti di lusso, e anche processioni religiose con tanto di stendardi, statue e candele, in cui si invitava l'intera cittadinanza a partecipare. A volte si verificavano nella stessa città disordini, baruffe, risse tra i cittadini e a titolare del monte, e gli usurai, che erano spesso e volentieri le vittime predilette delle prediche dei francescani, i quali sul loro conto ne parlavano male, a tal punto di fare intervenire la forza pubblica pur di sedare gli animi dei cittadini che inveivano contro i banchi degli usurai, oggetto non solo di improperi e insulti, ma anche di sassaioli, legnate, bastonate. Una volta ottenuta l'adesione generale da parte dei cittadini, i funzionari del comune approvavano la nascita del monte in città, che diventava un fenomeno ufficiale. Con tanto di maggioranza assoluta di voti, si configuravano per esteso, con tanto di riconoscimento pubblico insieme alla sede dove il monte veniva ubicato, anche gli statuti che lo ufficializzavano e formalizzavano, e con essi si istituiva pure l'apparato di impiegati e dirigenti necessario, volti a far funzionare a rendere operativo il monte. Facevano parte della sua composizione impiegatizia e direttiva esponenti cittadini facoltosi e degni di approvazione pubblica, perché ritenuti di provate virtù morali e civili irreprensibili. Entravano in scena all'interno del monte chi conservava i depositi o i pegni dei clienti, chi li registrava, chi li custodiva, chi prendeva nota di tutto e teneva la contabilità, e poi c'era anche chi andava in giro per le strade a diffondere la notizia al suono di una tromba, che era stato aperto un monte e i cittadini cui occorreva un prestito per tornare a lavorare e vivere dignitosamente potevano dirigersi lì piuttosto che andare a farsi succhiare il sangue da usurai ebrei o lombardi. Su questi ultimi, abbiamo detto, la predicazione francescana non conosceva mezzi termini o eufemismi per contrastarli e aumentarne la cattiva fama, tanto che alcune prediche dei francescani, che sono state lette dagli storici, questi ultimi hanno detto che c'era odore di antisemitismo delle proprie. Però, attenzione, gli usurai non erano soltanto gli ebrei, esistevano i cosiddetti lombardi ed erano cristiani. E anche loro che devono interessi del 30-40% alla gente comune. Fatto sta comunque che a volte gli stessi usurai, i quali, o perché costretti dalla comunità, o per loro stessa necessità, o per fare bella figura nei confronti della cittadinanza, finanziavano le casse del monte. Cioè, è strano, ma alcuni monti di pietà nascevano anche grazie a un contributo economico offerto dagli usurai stessi. Non è che con la fondazione e il funzionamento del monte l'attività dei banchi usurai si esaurisse. Accadde invece che cambiò per questi ultimi il tipo di clientela. Se ricorrevano
ai monti per piccoli prestiti cittadini di media o bassa estrazione sociale, continuavano a frequentare gli usurai i cittadini molto più ricchi e grandi famiglie nobili, abbiamo detto i Medici, gli Estensi, gli Aragoni, le cui esigenze economiche non si limitavano alla ricerca di fonti di sopravvivenza quotidiana, ma erano molto più interessate a fare affari, le armi per la guerra, per esempio, a investire denaro e chiedere più denaro per creare attività commerciali e imprenditoriali su più larga scala. Tornando al monte, a dirigerlo comunque erano chiamati anche i banchieri, persone che erano dotati di capitali monetari ingenti, i quali seppero anche trasformare il monte da istituto solidaristico a vera e propria banca, le cui finalità avrebbero superato e reso più complesse le operazioni di credito a interesse, facendole diventare meccanismi economico-finanziari in grado di accumulare sempre più denaro a vantaggio non tanto del cliente del monte, ma degli stessi suoi organizzatori. Quindi la finalità originaria, in un secondo tempo, a partire dal XVIII secolo, dal 1700, e poi in età napoleonica, si sarebbe tramutata e perfezionata in Italia in una finalità economico-produttiva vera e propria. Cioè vengono a mancare gli intenti solidaristici, etici e evangelici e prevalgono gli interessi economici, finanziari, veri e propri. Se agli inizi per controllare la funzionalità del monte erano predisposti dei religiosi, frati, parroci, vescovi, in seguito, con l'andare del tempo, saranno i soli laici a prendere le redini e le direttive organizzative del monte, che così si evolverà in un istituto bancario, i cui scopi solidaristici originari vennero a poco fatti sormontare da ragioni di affari economici ben più eterogenei e articolati, legati a procedure finanziarie più evolute, più sofisticate. E non mancarono le situazioni in cui i monti gestiti dai laici conobbero momenti molto infelici. Esistono documenti storici del 600, del 700, che sono paragonabili a quanto succede oggi in termini di truffe, corruzione e ruberie ai danni dei cittadini clienti del monte o della banca. Il monte, tuttavia, perseguiva sempre motivi di ordine etico elevati, importanti. Spesso succedeva che con quanto il monte riusciva ad accumulare e conservare in cassaforte in termini di denaro, come eccedenza rispetto alle donazioni e ai pegni ricevuti, questi soldi in più venivano utilizzati non solo per il rimborso spese o a modo di compenso regolare per chi lavorava all'interno del monte, ma anche per venire incontro a situazioni di necessità economica presenti in città, fornire la dote alle ragazze povere in vista del matrimonio, fornire un minimo di capitali volti a consentire la costruzione o la ristrutturazione di ospedali, ospizi, enti pubblici cittadini. Adesso io vorrei, tanto per rendere omaggio a questi frati francescani, farvi un elenco di nomi di coloro che sono andati in giro per l'Italia e hanno fondato i monti. Abbiamo citato i più importanti, Bernardino da Feltre e Bernardino da Siena, ma ci sono stati anche Michele da Carcano, Barnaba di Terni, Angelo da Chivasso, Domenico da Leonessa, Domenico da Ponzone, Giacomo della Marca, Marco da Santa Maria in Gallo, Andrea da Faenza, Cherubino da Spoleto e altri ancora. E questi monti dove sono ubicati? Bene, ho qui un elenco approssimativo. Dopo Perugia nacque il monte Agubbio nel 1463, a Orvieto l'anno dopo, nel 1466 ad Aquila, nel 1470 a Fabiano, nel 1471 a Fano e ancora a Viterbo,
nel 1479 a Savona, nel 1484 a Mantova, e così di seguito anche a Rimini, a Parma, a Cesena, a Chieti, a Narni, a Rieti, a Lucca, a Padova, a Siena, a Pavia e a Milano. Ora, devo fare un'ulteriore precisazione. Non esistevano soltanto i Monti di Pietà. I francescani vennero incontro anche alle esigenze nelle campagne dei contadini. Difatti, crearono i Monti Frumentari o delle Biade. Erano praticamente dei depositi di grano, di secala, di orzo, di fava. Ne nacque uno nel 1488 a Foligno. Il primo in ordine di tempo lo continuarono poi i Cappuccini, tra i quali si distinse Bernardino da Calpestano. Quindi abbiamo i Monti di Pietà e i Monti Frumentari delle Biade. Entrambe queste istituzioni avevano come obiettivo venire incontro alle esigenze e ai bisogni e dei cittadini e dei contadini. Ma con l'andare del tempo il Monte di Pietà conosce un'evoluzione che forse, dico forse, dimentica l'originario motivo di fondazione, che era quello solidaristico, e diventa invece un processo economico vero e proprio che è portato a accumulare denaro sempre più, e questo a volte anche a danno dei clienti della banca. Grazie, io avrei terminato. Sì, ci siamo. C'è qualche domanda? E a Torino? Sì, a Torino, per esempio, però nasce non in epoca medievale, ma in data successiva, nel 700-800, il Banco San Paolo. Il Banco San Paolo all'origine era un Monte di Pietà. E poi si sono trasformati in quello che... Sì, purtroppo, cioè non dico purtroppo, ma esiste una tesi tra gli storici, secondo cui il Monte di Pietà, che aveva all'origine una causa prettamente religiosa, in quanto furono a fondarlo i francescani, i frati francescani, con l'andare del tempo si sviluppò in termini laici in un istituto di credito vero e proprio, i cui interessi, devo dirlo, si equipararono a quelli degli usurai. Purtroppo sì. Però, per fortuna, diciamo, è un percorso del tempo molto lungo. E la cosa bella, però, almeno per quanto riguarda lo studio delle origini dei Monti di Pietà, è che i loro artefici erano dei religiosi. E si dice che il Monte di Pietà era uno strumento per combattere l'usura. Ed è vero questo. Ma i francescani, proprio per venire incontro alle esigenze non dei poverissimi, non di coloro che non avevano niente ed erano costretti a chiedere l'elemosina, perché a queste persone già la Chiesa soprattutto, dava una mano ospitandoli alle mense o negli ospizi per dormire, eccetera. Ma veniva incontro ai bisogni della gente comune che già aveva un lavoro. Abbiamo prima citato il sarto, il fornaio, il calzolaio, lo studente e così via, come anche al contadino, come anche a chi teneva il mulino. E quindi questa è la cosa bella. Ora, il problema però a monte, del monte, è il fatto che per sopravvivere necessitava comunque di denaro liquido, di una costante che permettesse a coloro che erano all'interno del monte e facessero funzionare di avere sempre del denaro a disposizione. È per questo che il fatto di chiedere un interesse su quello che veniva che portato dal cliente serviva per la vita del monte stesso. Purtroppo però l'interesse era equiparato all'usura, e l'usura era un peccato. Come abbiamo detto prima, la frase del Vangelo lo documenta, lo testimonia, lo certifica. Ma i francescani, grazie anche all'intervento di teologi che stavano dalla loro parte e di studiosi, di giuristi
Io nel libro faccio dei nomi di questi giuristi, di questi laici che studiavano diritto ed economia, riuscirono a convincere la curia romana che questo interesse non era usura, ma serviva, era strumentale ad aiutare la stessa persona che veniva a chiedere aiuto al monte per far sopravvivere il monte. E, purtroppo però con l'andare del tempo, siccome diciamo questa potrebbe essere una causa, però non è storicamente provata, io ho fatto presente che a un certo punto a occuparsi del funzionamento del monte saranno soltanto i laici, quindi banchieri, impiegati, eccetera. E però all'inizio, per dare garanzia, per controllare come andavano le cose, vi era un frate francescano, un parroco, un vescovo, però a un certo punto il monte viene affidato esclusivamente in mano ai laici. E quindi è normale, e i documenti, esistono documenti, anche cronache, non soltanto certificati di contabilità, documenti di contabilità che certificano che vengono per esempio snaturati gli introiti e gli eccessi e le uscite, per favorire il fatto che coloro che lavoravano al monte si prendevano i soldi dei clienti e se li intascavano loro. Questo già succedeva però in pieno Medioevo, sì. E si sono verificati episodi e sono documentati di truffe che noi comunque oggi leggiamo sui giornali, notiamo su internet, vediamo in televisione. Quello che sta succedendo al Monte dei Paschi di Siena è successo tanto tempo fa anche in Italia nel Medioevo. Questo è. E, adesso io non voglio comunque dire che siccome la Chiesa a un certo punto ha lasciato in mano ai laici la responsabilità della conduzione del monte, le cose sono andate male. No, questo no, assolutamente no. Ma si sono verificati episodi in cui dal momento quando i francescani o il parroco di turno, il vescovo di turno affidarono le cose in mano a un banchiere, questo, che aveva già lo spirito, l'interesse, aveva il pallino degli affari, sempre come fare ancora affari. E poi ecco, il fattore economico è così evidente che gli usurai in città contro i quali il monte veniva creato e continuarono a restare in città, sempre però col permesso del comune. Perché? Intanto avevano, come dire, fatto un compromesso. Va bene, anche noi diamo un contributo alla nascita del monte, purché ci facciate continuare a fare il nostro lavoro, e va bene. Però la gente comune non va più dagli usurai, ci vanno le grandi famiglie, potenti e ricche, i medici, gli estensi, gli aragonesi, eccetera, eccetera, o anche banchieri, o anche persone comunque dotate di un tale forza di denaro che potevano fare commerci di larga scala, nel campo tessile, nel campo, abbiamo detto prima, delle armi, perché le guerre venivano finanziate dagli lombardi, dagli usurai, questo è un fatto risaputo. Ma il Monte di Pietà interessa esclusivamente le categorie medio-basse della società. Il bello è che il Monte di Pietà ha uno sviluppo tremendo in Italia, nel centro-nord, e nasce qualcosa anche a sud, a Napoli, in Sicilia, a Roma. Ma nel nord Europa abbiamo dei casi in Olanda e in Germania. Il bello è che nel 1300, ancora prima che nascessero i monti, si erano, come dire, verificati dei tentativi di fondazione di istituti creditizi per favorire la gente comune, e sia un caso in Inghilterra ad opera di un vescovo, io nel libro ne parlo. Però questi casi, come anche avvenne in Italia, non ebbero continuità perché veniva meno un fatto importante e strumentale alla stessa sopravvivenza del monte: il modico o il piccolo interesse. E badate bene, i francescani che devono il 5%, ma gli usurai che devono anche il 40%, c'è una bella differenza, da chi andare?
Non so che cosa posso dire ancora. Io aggiungo che mi sono interessato ai Monti di Pietà perché era un argomento, un capitolo della mia tesi. Nella mia tesi io ho studiato il mondo francescano del XV secolo, quindi alla fine del Medioevo, e mi sono occupato dell'osservanza francescana. Il movimento francescano è diviso, come sappiamo, in due e tre ambiti. Ci sono i conventuali, ci sono gli osservanti e ci sono poi i terziari. Poi ci sono anche i cappuccini, certo. Ma alle origini i conventuali erano francescani che avevano una sede e restavano lì, vivevano nel convento, nel monastero e stavano lì. Gli osservanti invece erano dei frati missionari, dei frati migranti, cioè non stavano mai fermi. Erano, infatti la tesi si chiedeva mobilità e visione dello spazio dell'osservanza francescana. I francescani osservanti non avevano soltanto inventato il Monte di Pietà, che è appunto un capitolo della loro storia che io ho trattato e ho voluto approfondire e spero di esserci riuscito. E gli studi che vengono svolti sui Monti di Pietà sono molto diciamo avanti nell'Università di Bologna. La professoressa Muzzarelli è una responsabile di questi studi e io ho avuto occasione di intervistarla e lei stessa ha detto che il Monte di Pietà del 400 era una banca etica ante litteram. Però anche a Torino il professore Renato Bordone, che è mancato qualche anno fa, lui ha voluto continuare questo tipo di argomento anche perché ad Asti, il banco di Asti che ha finanziato il mio libro, all'origine era un Monte di Pietà. L'ho trovato molto interessante svolgere questo argomento, non soltanto perché, lo ammetto. Io sono di parte, essendo purtroppo cattolico praticante, mi fa piacere che la Chiesa a volte si comporti in modo adeguato, cioè corrisponda alle istanze evangeliche. Il Monte di Pietà, almeno alle origini, ha risposto a questa aspettativa, a questa esigenza. Essendo il Monte di Pietà con all'interno delle persone, abbiamo prima fatto un elenco dei suoi impiegati, all'esterno c'era il trombeta, che andava in giro per la città con una tromba e diceva il Monte di Pietà è situato in quel posto, andate lì che vi aiuteranno, eccetera, eccetera. Poi chi entrava nel Monte di Pietà doveva prima essere, c'era qualcuno che li accoglieva, prendeva in custodia quello che loro volevano mettere in deposito, poi c'era il notaio che prendeva nota del nome, di quanto aveva versato, di che cosa aveva bisogno, e c'era tutta una serie di amministratori impiegati che col tempo si articola sempre di più. E il risultato qual era? Che il cliente, se entro un anno, oppure dilazionando questo periodo, non veniva a ritirare il pegno che aveva lasciato, intanto aveva ricevuto il prestito che aveva chiesto, però poi doveva anche restituirlo con il 5% di interesse. Ma se questo non avveniva, il pegno che aveva lasciato restava al monte. E questo pegno faceva ancora del bene, perché veniva utilizzato non tanto per pagare oppure per rimborsare le spese o per pagare gli amministratori del monte, i quali facendo un lavoro venivano in qualche modo retribuiti, ma serviva anche per ulteriori esigenze di solidarietà sociale. Si dava una dote alle ragazze povere da sposare, si doveva costruire o ristrutturare un ospedale, un ospizio, una mensa, eccetera. C'erano i soldi del monte. Quindi in questo caso il denaro circolava e aveva una finalità sociale importante, molto bella. In un secondo momento, poiché misero il naso all'interno del monte i banchieri, le cose cambieranno.
perché il monte perde la sua originaria motivazione solidaristica, etica, religiosa, e diventa un meccanismo finanziario tout court, dove quello che è importante è l'accumulo e la circolazione del denaro. Bene, allora ringraziamo il dottor Nicola Di Mauro. Ricordiamo ancora il titolo del libro: I monti di pietà nel XV secolo, origini e aspetti generali della loro fondazione.